La tua fama è un patrimonio che non può andare perso e che non sarà spazzato via dal risultato poco esaltante delle ultime elezioni. Anzi, proseguirà il suo percorso con dignità e continuità, mantenendo fede alla propria identità leale ed onesta di persone che fanno politica per passione e non per interesse. Con queste motivazioni, la lista civica, riunitasi ieri sera per la consueta assemblea annuale, oltre a ripartire con un nuovo entusiasmo, perseguirà i suoi obiettivi con un nuovo gruppo, formato sia da figure di garanzia per dare continuità al passato, sia da persone che invece si sono avvicinate alla lista durante le ultime elezioni. Ne fanno parte Stefano Aguzzi, Nicola Anselmi, Francesca Cecchini, Pamela Cirioni, Marinella Fenzi, Mauro Nicusanti, Sara Pezzolesi, Fiammetta Rinaldi, Carla Scardacchi, ancora Luca Serfilippi e Giacomo Mattioli, che lascerà spazio ad un nuovo coordinatore. Il nuovo coordinamento poi si riunirà dopo le festività natalizie per individuare al suo interno un nuovo portavoce. È stata una buonissima partecipazione dei nostri amici, simpatizzanti, iscritti e aderenti che hanno manifestato la volontà di proseguire il percorso che da tanti anni ci vede in prima linea sul fronte politico cittadino. Sicuramente abbiamo preso un periodo di riflessione nostra interna che era doverosa dopo l'esito elettorale che non ci ha premiato come ci saremmo aspettati, che comunque ci ha collocato al ruolo di opposizione, e proprio da qui vogliamo partire. Abbiamo condiviso l'idea di fare un'opposizione forte ma nello stesso tempo responsabile, un'opposizione non pregiudizialmente contraria a quello che fa l'amministrazione, ma che dovrà vigilare sugli atti che l'amministrazione dovrà portare avanti. Il nuovo coordinamento poi si riunirà dopo le festività natalizie per individuare al suo interno un nuovo portavoce. Sia un nostro diritto, sia un nostro dovere quello di continuare a esserci sulla scena politica, perché la lista civica La Tua Fano è un vero e proprio patrimonio della città, ha fatto la storia della città, ha cambiato il modo di fare politica, e quindi vogliamo continuare con dignità e con continuità il percorso che abbiamo iniziato da più di 10 anni.